Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con la dottoressa Rosaria Revellini, che ha presentato il libro Invecchiare a scala di quartiere, edizioni Lettera 22. Una tematica molto interessante. Partiamo dal titolo. Cosa intendi dire invecchiare a scala di quartiere? Il titolo, diciamo, riassume un po' tutto lo studio, insomma, che sottende questo libro e che fa parte della mia ricerca di dottorato discussa ad ottobre 2022 presso l'Università IUAV di Venezia. E il tema, il titolo è abbastanza chiaro: il quartiere è il luogo di riferimento, insomma, a cui mi riferisco all'interno appunto del libro, l'oggetto di studio, e l'altro oggetto di studio è l'invecchiamento e quindi le dinamiche che insomma interessano la popolazione prevalentemente over 65 all'interno appunto degli spazi pubblici a scala di quartiere, quindi della città, insomma, a scala di città, di comunità. Tu sei un architetto, sei partita dall'osservazione urbanistica oppure sei partita anche da una condizione, da un'osservazione sociale, quindi dal fatto che in Italia, e non solo in Italia, c'è un incremento sempre più significativo di persone grandi? Indubbio che quando mi approccio ad un tema in generale, cerco di guardare sia la parte più sociale, forse anche per mia natura, insomma, sia la parte appunto più fisica, architettonica, in questo caso appunto urbanistica. I dati sono, insomma, evidenti e sono significativi. In Italia abbiamo circa attualmente il 23% della popolazione che è over 65 e i dati, appunto, le previsioni demografiche appunto sono, fanno riscontrare appunto un aumento significativo di questa parte della popolazione. Però al contempo, guardando semplicemente, ed è anche il motivo per cui poi ho fatto queste, diciamo, domande sulla copertina del testo, guardando, osservando le città che vivo, tra Venezia e Nocera Inferiore in provincia di Salerno, è inevitabile vedere appunto che ci sono quotidianamente tanti anziani che vivono appunto i nostri spazi pubblici, quindi anche l'osservazione appunto dello spazio pubblico di per sé mi ha portato poi ad affrontare questa tematica. Specifichiamo che cosa intendiamo per spazio pubblico, perché tu sei addetta ai lavori, però certo, indubbiamente nel libro è che è comprensibilissimo, però ci sono tante specifiche tecniche, quindi noi intendiamo per spazio pubblico cosa? Allora, senza, diciamo, richiamare i grandi nomi della letteratura scientifica, però possiamo sintetizzarlo come spazio a cielo aperto, cioè quello spazio che appunto un urbanista che cito molte volte, che si chiama Yangel, definisce lo spazio tra gli edifici, cioè quindi la vita che avviene tra gli edifici, e quello spazio appunto a cielo aperto, pubblico perché di res pubblica, quindi della città appunto, e quindi in qualche modo che può stimolare delle attività da parte delle persone che lo vivono, in base però alla qualità che lo stesso ha, quindi se è più o meno gradevole o meno quello spazio, invoglia a stare o non stare in quello spazio, quindi a fare attività. Secondo te questi interrogativi che tu, un po' tutti ci poniamo, nascono dal fatto che la nostra vita si è allungata o nascono dall'osservazione delle nostre città e quindi un po' dalle violenze che dappertutto sono state perpetrate ai danni dell'ambiente proprio urbano, ma anche dell'ambiente inteso in senso un po' più ampio? Cioè, è l'età che ci porta a vedere le cose in prospettiva, quindi che incide sulla modifica dell'urbanistica o degli spazi pubblici, o viceversa è proprio l'osservazione della città, degli spazi? Ci sono tante dinamiche in atto. Sicuramente la lettura, diciamo, che faccio, e anche quindi la ricerca puntuale è poi sul tema dell'invecchiamento, quindi allungamento della vita e come le persone possono vivere il più a lungo possibile e in maniera più autonoma possibile anche all'interno appunto delle città in generale e dei quartieri.
Però sicuramente tutte le dinamiche di violenza urbana, di insicurezza, di quella che viene chiamata urbanistica di genere e quant'altro, insomma, al contempo incidono su quell'altra lettura, quindi sicuramente sarebbe un tema molto molto più vasto e diciamo anche difficile da gestire se preso in toto. Il mio punto di vista è quello soprattutto della popolazione appunto che invecchia. Nel tuo libro ci sono molte fotografie, soprattutto nella parte finale, che io ho trovato molto interessante perché in effetti rendono visibile quello che tu descrivi con un lavoro di ricerca. La cosa che più mi ha colpito sono, io lo dico a modo mio, nel modo più semplice, quella sorta di panchine che per esempio di marmo che possono essere circondare una, non so, una fontana oppure un edificio, sì, queste ed altre, un edificio anche storico. Effettivamente sono luoghi, poi mi hai fatto riflettere guardando le fotografie, che quella possibilità di sedersi modifica effettivamente anche il nostro comportamento nei giovani, ma probabilmente anche negli anziani. Quindi trovo che sia stato molto interessante l'aggiunta di questo, cioè della possibilità di vederle per poter dare a valorare tutto quello che tu avevi scritto precedentemente. Tu fai anche riferimento sempre nel libro, che è molto tecnico, anche se ripeto è molto fruibile anche ai non addetti ai lavori, della distinzione in quelle che oramai sono divenute le quattro età, non più le tre età, e fai un po' riferimento anche a quelle che sono le realtà statunitensi, dove dici si sono attrezzati prima. Puoi illustrarci qualcosa? Utilizzato il termine esatto, dici, specifica meglio tu. Diciamo che si sono attrezzati diversamente e hanno si tratta di delle cosiddette retirement communities, e sono delle città che vengono create ad hoc, erano state create ad hoc perché il processo insomma è di un bel po' di anni fa, per appunto una popolazione che invecchia, o meglio per una parte di popolazione che è mediamente over 55, over 60 circa. E sono delle città a pagamento, cioè si paga una retta per vivere lì, e ci sono tutta una serie però di servizi, diciamo, che vengono garantiti alla persona, tra cui appunto attività di varia natura. Un esempio è Sun City, e insomma è una comunità, appunto una città che ha tra l'altro delle mura, quindi è definita gated communities, quindi una comunità chiusa, e addirittura ci sono dei regolamenti per cui non possono entrare per più di un tot giorni l'anno i bambini per esempio. Questa è una ghettizzazione pura. Infatti, quindi... scusate, ti interrompo, volevo proprio chiedere, rispetto a questa situazione che tu hai descritto, cosa tu pensassi in merito, perché quando l'ho letta effettivamente ho detto però oggettivamente è anche un po' una forzatura, è anche una costrizione dover seguire determinate modalità di vita, che insomma, oltre al fatto che devi scegliere, poterlo anche fare. Esatto. Tra l'altro si parla di una fetta appunto benestante in buono stato di salute, ma era una sperimentazione? No, sono delle città che esistono attualmente, e anzi sono state poi create altre città, insomma, dopo le prime due, insomma, che sono Sun City e Last Village. Il capitolo in cui inserisco questi esempi si chiama da realtà esclusive a comunità inclusive, perché mi serve proprio per fare il passaggio verso quelle che invece vengono definite appunto age friendly cities and communities, e che poi sono la base appunto del mio lavoro di ricerca, e quindi dell'idea di dover adattare le città che abbiamo ad una popolazione che invecchia, e non viceversa creare delle città ad hoc per riporre, diciamo, accantonare una parte di popolazione. Infatti tu utilizzi, proprio c'è un capitolo ampio, intitolato proprio all'inclusione, cioè questa possibilità di poter avere questo tipo di situazione collettiva. L'architetto, una delle ultime domande: cosa non va secondo te
nelle città, cioè a colpo d'occhio cosa guarda un architetto e cosa secondo te, in modo molto sommario indubbiamente, dovrebbe cambiare? Dovremmo osservare con maggiore attenzione. Io credo che il punto di vista sia sempre soggettivo in realtà, quindi sebbene ci possano essere dei punti, diciamo, che tutti più o meno evidenziamo come criticità o potenzialità, ma in genere evidenziamo sempre le criticità, molte cose le si osserva in funzione, diciamo, delle proprie attitudini, della propria sensibilità in qualche modo. Quindi diciamo, nel corso di questo studio, che comunque è durato circa 3 anni e mezzo, insomma, man mano ho capito che osservavo determinate dinamiche mentre altre persone magari attorno a me appunto non notavano quelle cose che notavo io. Però diciamo che potenzialmente è tutto migliorabile, insomma, nel senso che possiamo... Quello che si diceva stasera, insomma, sì, gli interventi... Sì, che i tempi possono essere più o meno lunghi, perché poi appunto si parla di amministrazioni, non per banalizzare, ma si parla poi di economia, di soldi, insomma, quindi se ci sono le risorse o meno. E quindi... cioè, io sono fiduciosa, ecco, quindi credo che uno sguardo attento da parte di tutti noi, di tutte e tutti noi, possa incentivare un miglioramento appunto dei nostri spazi di vita quotidiani. Infatti prima un po' lo dicevamo tra di noi quanto è importante anche la mentalità, è un cambio proprio radicale di prospettiva che inevitabilmente si riversa poi su quello che è la decisione politica, la decisione di rivolgersi anche a dei tecnici che possano dare dei consigli più specifici. Ultimissima domanda, da Nocera a Venezia. Venezia è una città bellissima ma anche con tante criticità, uno sembra che è tutto facile, invece credo che sia una città dove forse è proprio necessario un intervento urbanistico ottimizzato al massimo per poter rendere vivibile un posto incantevole, ma che sicuramente ha dei problemi dovuti proprio alla sua struttura. Sì, partiamo da una base che tutte le città italiane sono, diciamo, hanno un certo patrimonio storico, sì, che sia di un determinato valore o altro, insomma, però abbiamo un patrimonio storico diffuso. E quindi credo che, diciamo, parlare di Venezia e parlare di altre città possa essere molto simile, però di contro a quanto si possa pensare, Venezia ha fatto molto negli anni. E all'inizio appunto della città virtuosa. Assolutamente. All'inizio della presentazione appunto dicevo che in qualche modo questo libro e quindi in realtà la ricerca appunto deriva dal fatto che io nel primo anno in cui appunto sono stata all'università UAB ho fatto un assegno, ero assegnista di ricerca su un tema dell'accessibilità ambientale per persone con disabilità motoria, appunto un tema specifico su Venezia, sui ponti veneziani. Ho avuto la fortuna di lavorare con un ingegnere, Francesco Bettella, dell'Università di Padova, tra l'altro campione paralimpico di nuoto, e abbiamo appunto sperimentato quanto le rampe che sono state inserite appunto all'interno della città, quindi sui ponti veneziani, funzionino abbastanza bene, anche se la popolazione residente non si rende conto che questi piccoli grandi interventi, sebbene appunto possano più o meno essere tutelare in qualche modo in maniera diversa, diciamo così, la città, quindi il patrimonio storico, siano fondamentali per garantire a questa città di rimanere una città e non un museo, come appunto potrebbe sembrare e spesso anche viene descritta come tale, non ultima tassa dei 5 euro. Ti ringrazio, sei stata gentilissima, voglio farvi vedere il libro, sì, perché merita l'attenzione di molti. Invecchiare a scala di quartiere, Rosaria Revellini. Grazie. Grazie.